Ciao Bettes.it, si è riso molto e potrebbe anche andare a premio la Fracture di Catherine Corsini, regista esperta francese in concorso con una frattura. Una frattura è anche, può essere sentimentale, può essere fisica. È sentimentale e fisica nel caso di Valeria Bruni Tedeschi e Marina Foïs, le quali stanno insieme. È una delle, come dire, non poche coppie gay che stiamo vedendo in questa 74esima edizione del Festival de Cannes. Va bene, una Cannes rumorosissima, peggio della mia casa via Taranto a Roma. Ma torniamo alla Fracture. È una Parigi anche molto rumorosa, quella dove convergono anche i gilet gialli per protestare. E queste due signore artiste intellettuali, la Tedeschi è una fumettista, la Foïs è la sua editrice, si stanno per lasciare. Una delle due cade e quindi la frattura al braccio può essere anche la frattura di un rapporto, la rottura di un rapporto. Tutti convergono in un ospedale. La Corsini fa un film tutto in una notte in cui tanti segmenti della società francese arrivano al pronto soccorso di questo mega galattico ospedale. Anche Pio Marmé, che è un gilet giallo, un rappresentante del popolo bue tacciato di destrismo, che è andato a protestare. E quindi è un film molto interessante in cui dentro, in cui tra le corsie di questo ospedale di corsa si va anche con la macchina da presa a filmare degli scampoli di conversazione, delle concitate, dei dialoghi concitati tra questi personaggi che sono entrati tutti nell'ospedale. L'assistenza pubblica, gli ospedali, questo luogo per noi così importante e che ci hanno fatto, spero, ricordare quanto sia importante pagare le tasse e quanto sia importante avere la sanità pubblica. Bene, ebbene, anche di questo si parla e anche questo c'è in questo buon film che potrebbe anche andare a premio in quota francese. Perché? Perché Valeria Bruni Tedeschi è molto divertente, fa questa la solita nevrotica, ma a un livello proprio vorticoso che fa una velocità tripla rispetto al solito, prende degli antidolorifici, li mischia e va completamente fuori di testa. Quindi immaginate una Valeria Bruni Tedeschi per tre. Marina Foïs invece è la più responsabile delle due, e poi c'è Pio Marmé che fa questo gilet giallo molto divertente, rabbioso, demagogo e popolo bue e chissà che cosa succederà. Insomma, è un film che ha avuto anche molti applausi nella proiezione stampa alla sala Debussy alla quale ho partecipato, e che si guarda con grande piacere e che diventa anche metaforico, perché convergono tanti segmenti della società francese: infermiere di origini nordafricane, dottorini, verdoniani, giovani e un po' sgradevoli, celerini che sono arrivati in ospedale e cercheranno di entrare dentro l'ospedale, dottori che si assumono la responsabilità di non prendere i nomi delle persone che sono arrivate con le ossa rotte dalla manifestazione che ha messo a ferro e fuoco Parigi, gli Champs-Élysées.